70 studenti del corso di laurea interfacoltà di architettura del Politecnico di Torino, frequentando Costruire nel costruito, un atelier di composizione architettonica su edifici esistenti, hanno progettato l'edilizia scolastica del futuro. Per lo studio sono stati scelti tre complessi scolastici che si prestassero con facilità a interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione e ampliamento. A Torino la succursale del Liceo Passoni e il complesso scolastico di Via Rovigo 19, a Domodossola l'edificio che ospita la scuola media Ungaretti e l'istituto Einaudi. Risultato, tre raffinati progetti che sono stati presentati oggi in un seminario a Palazzo Cisterna. I progetti, ha dichiarato l'assessore D'Ottavio, sono molto interessanti per noi che abbiamo il compito di curare degli edifici che per il 50% non sono nati per essere delle scuole, ma sono stati adattati allo scopo e richiedono una manutenzione costante. Questo studio ha un valore aggiunto perché è mirato a migliorare l'esistente senza consumare altro suolo con nuove costruzioni.